Miseriderà. Il treno non ha miseriderà. Perché se una lingua è vista come rozza e ignorante, nessuno la vuol parlare, quelli che la parlano fanno finta di non parlarla, quelli che non la sanno non ne frega niente e va a finire tutto a terra di uccellino. Una situazione bilingue sopravvive soltanto se entrambe le lingue, io ripeto come ha detto Giancarlo, entrambe le lingue hanno una dignità e un motivo di esistere. Quindi la dignità è solamente parte del motivo di esistere, ci sono altri modi per dare un motivo di esistere alla lingua, la dignità è una delle parti principali. Hanno bisogno di un certo valore all'interno della società. Una società, ripeto, dove parlare lombardo visto come rozzo, ignorante, inutile, è condannato al monolinguismo. Nessuno lo parlerà perché non è giusto, perché non si parla così, e si ha l'idea che magari mio nipote conosce quattro parole, sì, però quello non è il bilinguismo. Io conosco anche quattro parole di russo, ma il russo non lo parlo. Quello non è bilinguismo. Cambiare rotta. E per cambiare rotta bisogna assicurarsi in qualche modo che le future generazioni apprendano entrambe le lingue. Ripeto, Lombardia, perché siamo di Lombardia, ma questo vale per moltissime zone all'interno dello Stato italiano. Piemonte è rappresentato qui, Sicilia è rappresentata dal messaggio che abbiamo avuto prima. Questa grande fortuna, tra virgolette, linguistica che sentiamo di dialettologi in Italia, è bellissima da studiare per questa grande fortuna linguistica, sì, è bellissima da studiare, però sotto un vetro, sotto un microscopio. La bellezza usiamola per motivi di sviluppo personale e sviluppo della società, non solamente per guardare e dire oh, ma che bella, oh, è morta. Non penso che sia il modo giusto con cui guardare. Dunque, ribaltare gli atteggiamenti, che è una politica miope, negativa e discriminatoria, forzata, perché se è stata forzata, non è una cosa che è nata così di per sé, quando si sente ma la morte è una cosa naturale. Sì, ma quando tu non stai bene, ti siedi lì, aspetti, ma dal dottore. Avrei voluto chiedere, non gliel'ho chiesto per rispetto perché è molto più anziano di me, però avrei voluto chiedere, ma tu vai dal dottore quando stai bene? Sono le parole di Tarantino. Prima di tutto, e secondariamente, la morte è vero che è una cosa naturale, ma ci sono anche modi per accelerarla, e nel nostro caso è stata accelerata. Togli le lingue dai media, togli le lingue, non parlare ai figli, no, guai parlare bergamasco o milanese con i figli che poi non parlano italiano. Questa non è una cosa naturale, questa è una cosa fatta dall'alto verso il basso. Quindi non si può parlare di natura quando io prendo una bestia, la metto in gabbia, poi muore, la morte è una cosa naturale. Perché è stato fatto questo modo? Una bella domanda. Io non vorrei entrare in politica, signora. Rispondo io poi. Perché a mio avviso sono scelte politiche. Sì. Perché purtroppo. In Lombardia si è parlato. Rispondo io, me lo prendo la responsabilità. Sì, dal 900, dal 9, non dal, dal 1900, dall'anno 900 più o meno, anno 1000, fino a 50 anni fa parlavano tutti, se sono sopravvissuto a 2000 anni, no 2000, 1100 anni queste lingue, perché 50 anni va tutto, qualcosa è stato fatto appositamente, però non vorrei entrare in politica, però purtroppo la politica linguistica è di per sé politica, quando si fa politica linguistica si fa politica, non politica dei partiti, ma politica di come si può cercare di guardare se stessi e trovare delle soluzioni. È politica, in un senso più magari, sì, più lato, meno forzato del termine. Sì. Va bene, grazie della domanda, cerco di continuare. Due cose, l'inserimento nel sistema scolastico amministrativo. Questo va mano nella mano con ridare dignità alla lingua del territorio. Quando una lingua è a scuola e nel sistema amministrativo, ci pensiamo due volte prima di non parlare con i figli, perché potrebbe dargli un vantaggio. La rappresentazione del bilinguismo, ripeto, non vado, metteteci pure la lingua regionale che volete, nei media. Perché noi siamo bilingui, la mia generazione, molti lo sono, molti di altre generazioni sono bilingui, ma i media rappresentano un mondo che non è il mondo vero. Perché per me, il mio mondo, ripeto, questa cosa ha due nomi. Ma quando guardo la televisione e leggo un giornale, ha un nome solo. Rappresentano un mondo fasullo, un mondo che non è il vero mondo della Lombardia e del Piemonte, dove le persone sanno, non tutti, ma molti, sanno che le cose hanno due nomi. Eppure i giornali e le televisioni le chiamano solo con un nome. È una rappresentazione distorta della realtà. E penso che, non so, quello forse è soltanto una cosa un po' polemica che sto dicendo, ma sicuramente dà l'impressione che l'altra lingua non serva. Perché tanto non ne parla nessuno, sì, ne parliamo a caso ogni tanto, ma quando si fanno cose importanti non serve. E allora
cosa la pare da fare. È quella che instiga questi atteggiamenti. Quindi l'inserimento, praticamente, quello che sto dicendo, è l'inserimento o il riconoscimento del lombardo in Lombardia, del Piemonte in Piemonte, del siciliano in Sicilia, che la legge regionale adesso sta forse andando in quella direzione, tanto di cappello ai siciliani, come lingua co-ufficiale della regione, e nel nostro caso della Lombardia. E ripeto, l'unico modo per far sì che si riguadagni fiducia nel proprio patrimonio linguistico. Una lingua può sopravvivere solamente se i parlanti hanno fiducia nella lingua. So che se io parlo lombardo con mio figlio e andrà a cercare un lavoro, gli diranno: ah, sei monolingue o bilingue? No, sono bilingue. Va bene, allora sei avvantaggiato. Questo succede in Galles. I monolingue inglesi sono svantaggiati, vanno a scuola di gallese. E questo crea lavoro per chi parla il gallese madrelingua, crea possibilità di lavoro per chi lo conosce già e non deve andare a scuola e può andare a far domanda per certe posizioni. Lo stesso in Catalogna. E parlo di Galles e Catalogna per un motivo preciso, perché economicamente sono completamente opposti. Il Galles, regione a sviluppo economico problematico, si può paragonare forse nel contesto italiano la Campania, magari, diciamo, non è uguale, però nel contesto è una regione problematica. C'erano molte miniere di carbone e di pietre. Quando hanno smesso di usare la pietra per costruire i tetti e il carbone non si usa più, il Galles è crollato economicamente. Dall'altra parte abbiamo la Catalogna, la Lombardia della Spagna. Barcellona è la città più ricca di Spagna. Quindi non ci sono scuse, si può fare qui e si può fare là. Si fa in modo diverso. Il Galles si è reinventato, ha detto: va bene, abbiamo perso tutto, il commercio è crollato, il carbone non lo vuole più nessuno, le miniere sono chiuse. Si sono reinventati come centro del bilinguismo nella Gran Bretagna, centro di studi del bilinguismo. E adesso la gente come me vuole andare a studiare e a lavorare e ad insegnare in Galles, perché quando uno si interessa di bilinguismo, lì funziona tutto, lì è il punto principale, come un pittore dell'Ottocento andava a Parigi e un bilinguista nel 2011 va in Galles. La Catalogna l'ha fatto in modo diverso. In Catalogna c'è una ricchezza, hanno detto: va bene, siamo una regione ricca, volete venire qui e usare la nostra ricchezza, imparate la nostra lingua. L'hanno fatto in modo completamente diverso, però è esistito in entrambi i casi, quindi non si può dire: ma per noi è diverso l'immigrazione. È stato fatto in una regione a sviluppo economico problematico e in una regione che è la più ricca dello Stato di cui fa parte. Questa è una piccola parentesi, ce l'ho ancora 10 minuti, perché volevo qualche domanda. Quando si parla di ufficializzare il bilinguismo, so già che c'è un'altra obiezione con la quale vorrei cimentare. Come si fa a rendere ufficiale una lingua che cambia da una zona all'altra? Un'altra storia che solo a dirlo mi fa venire da me da sudare. Allora, questa idea che siamo un po' speciali, ma non è mica vero, non siamo speciali. La buona notizia è che tutte le lingue regionali hanno questa qualità, tutte. E io parlo del galles, del catalano, del galiziano, e conosco ricercatori e gente che parla le lingue, traduttori. Tutte le lingue regionali che io conosco, non sono tutte quelle al mondo, ma sarebbe una coincidenza stranissima se solo quelle che conosco io fanno così, hanno questa varietà. C'è varietà fra una zona e l'altra, questa non è una cosa unica all'Italia. Io direi smettiamo di dire questo. Anche la lingua italiana. Anche la lingua italiana, sì, però con l'italiano c'è il problema che se vi fa l'esempio dicono: ma con lei è un errore. Con queste lingue non c'è quel problema, sono così. Le soluzioni adottate in Galles e in Catalogna potrebbero benissimo essere adottate per la Lombardia, e parlo adesso di quello che dicevi tu, avvicinarsi, non solo Bergamo e Brescia, ma in tutta la Lombardia come zona amministrativa, perché avvicinarsi a tutta la zona amministrativa ci dà il vantaggio che c'è già un sistema amministrativo in posizione. Parlare di altre situazioni amministrative è un modo come per dire: prima bisogna fare l'Insubria o la Val Camonica, quel che è, e poi si guarda la lingua e non ci si arriva più. La situazione amministrativa c'è già in Lombardia, ci si avvicina in Lombardia. E il gallese e il lombardo si assomigliano moltissimo da questo punto di vista, dal punto di vista della varietà. Per esempio, il verbo andare...